Arduino Buongiorno, applicato di terza classe al Ministero delle Finanze, è un sognatore. Che cosa può sognare un uomo di 46 anni, ormai sistemato, all'apice della sua carriera e nella piena maturità dell'intelletto e dello spirito? Via, lo avete sognato anche voi, non negatelo. Ecco il 18M451. Adesso che vuole? Che numero le interessa? 831-459. Venga, venga pure. Anche a me fa piacere rivederle. Quando le pare, io sto tutto il giorno in casa. Ah, già, vero, l'indirizzo. Via Padova 46, interno 16. Già, un indirizzo proibito. L'ignoto ha il suo fascino e la fantasia galoppa. Come resistere al richiamo della vecchia? Però il peccato è inconveniente. La donna desiderata può avere un marito geloso, essere una creatura senza scrupoli o può addirittura coinvolgervi in una losca faccenda. Se hai fatto un bel colpo, mi dai la metà, io dimentico di averti visto, va bene? Ma io giuro che... Se io dico alla polizia che tu sei l'uomo che passava su e giù per via Padova con la cravatta a pallini, ti acchiappano e ti sbattono dentro e non esci più. Attento. Che c'è? C'è uno che ci guarda. Deve essere un poliziotto. Se non ti acchiappano, ci troviamo domani a mezzogiorno al caffè della stazione. Arrivederci. Arduino, Arduino. Quanto può costarti cara la tua nuova cravatta a pallini e il gelato alla vaniglia e questa donnina deliziosa? Quando di tu un desiderio che non mi lascia più. Ma lei a che ora ci è andato? Dove? In via Padova. La faccia è quella che è? E batte c'è qualcuno che riconosca? E c'è qualcuno che riconosce? E sì? Sei mai stato... Dove? E dove? In galera, no? Io sono innocente, lo volete capire? Ma non c'è stato niente di concreto. Io sono uscito puro, puro da questa avventura. Che l'hai fatto? Ma io... Per amore. Nessuno ha il diritto di calpestare un amore grande come il tuo, capace di tutto. Ma invece lei, come ti chiamava? Lo gnoccolone. Mettiamoci d'accordo, nella vita gli uomini si dividono in due categorie, quelli che piacciono e quelli che pagano. Soffre d'orpo, ricche per sì, un grande amore.